La particolarità è stata quella di cercare di utilizzare la lingua inglese per veicolare quello che potrebbe essere un modello europeo di sviluppo reale, di cooperazione quindi di conoscenza anche del modello europeo sotto il profilo sociopolitico ed economico. Un altro modulo di grande importanza è stato quello legato invece alle competenze di base, ovvero l'italiano, la matematica e le scienze, e anche qui un corso di inglese, diciamo, di livello più basso. Alla scoperta dell'italiano anche attraverso attività non convenzionali, attività più laboratoriali, la gamification, la scrittura creativa, insomma tutte quelle strategie che di fatto devono essere utilizzate in tempo antimeridiano, ma che molto spesso, non si sa per quale strana fatalità, hanno difficoltà ad entrare nell'ordinario. Questo lavoro che viene svolto infatti è molto apprezzato dagli studenti, è molto seguito anche dagli stessi tutor, che non hanno soltanto una funzione amministrativa, ma anche di vivere insieme agli esperti esterni e agli studenti le attività in modo più significativo. Tra queste 34 azioni, il PON sul pensiero computazionale e la cittadinanza digitale. Si tratta di competenze digitali considerate trasversalmente, cioè funzionali a quella che è la nuova cultura del XXI secolo. Una perfetta simbiosi tra innovazione e tradizione. Sulla trasversalità abbiamo cittadinanza globale, e di fatto tutto quello che è collegato a internet, alla rete, è collegato direttamente al sistema di globalizzazione. Un sistema di globalizzazione che non deve mai trascurare la localizzazione, ovvero l'identità e la tradizione culturale del territorio. L'altro modulo è PON culturale, artistico e paesaggistico.